tutto questo percorso di demolizione delle certezze tradizionali risponde a una logica che Nietzsche chiama di autosoppressione, cioè la morale e la religione si autosopprimono. Cosa significa? Nietzsche dice: è in nome della stessa morale e degli stessi valori della sincerità e dell'onestà predicati dalla religione che noi dobbiamo sbarazzarci della morale e della religione. Cioè, se vogliamo essere onesti, come ci chiede la morale, e se vogliamo dire la verità, come ci chiede la religione, dobbiamo dire che la morale e la religione sono delle imposture, e cioè delle invenzioni umane. 90 minuti di applauso. A Nietzsche. Guarda cosa dice lui, in Ecce Homo. L'ateismo assoluto, che è quello che lui propone, è onesto, è una vittoria finale e faticosamente conquistata della coscienza occidentale, in quanto è l'atto più ricco di conseguenze di una bimillenaria educazione alla verità, che nel suo momento conclusivo si proibisce la menzogna della fede in Dio. Cioè, io arrivo a negare che Dio esiste perché la fede in Dio mi ha educato per millenni al valore della verità, e siccome io sono educato alla verità, a un certo punto scopro che questa verità è che Dio non esiste. Quindi è in nome della stessa verità religiosa che io devo negare la verità religiosa.